Buongiorno ragazzi, con il video di oggi partiamo dalla correzione dei compiti che avevate per lunedì 27 di matematica. Abbiamo fatto insieme il numero 10, ci mancavano gli altri. A pagina 240, quindi abbiamo il numero 21, in cui ci diceva che lo zio e la nonna hanno regalato dei soldi ad Anna, la nonna ha dato 26 euro in più rispetto allo zio e in totale ne hanno dati 18 e dobbiamo capire quanti soldi è andato ad Anna, sia la nonna sia lo zio. Allora, io qua vi ho già scritto l'equazione che dobbiamo impostare, quindi ho deciso di mettere come x i soldi, per esempio, dello zio, e quindi i soldi della nonna sono x più 26, cioè soldi dello zio più 26. In totale fa 118. Quindi a questo punto cosa faccio? Sommo le due x e ottengo quindi 2x uguale a 2x più 26 uguale a 118. A questo punto poi tolgo a entrambi i membri della mia equazione 26 e quindi ottengo 2x uguale a 118 meno 26 che fa 96 e poi divido entrambi, scusate, fa 90. 92, non 96, e poi divido entrambi i membri della mia equazione diviso 2 e quindi ottengo x uguale a 46 e sono questi qua, sono i soldi dello zio, abbiamo detto. E dato che la nonna ha dato x più 26, x più, dov'è più? Qua. Più 26 uguale a invece 72. Ok, quindi vedete, abbiamo impostato la nostra equazione scegliendo prima la x, scriviamo poi l'equazione e alla fine, quando abbiamo trovato la radice della nostra equazione, dobbiamo un po' rileggere di nuovo il testo per capire esattamente cos'è che abbiamo trovato e poi eventualmente fare qualche altro calcolo se il testo ci chiedeva di calcolare appunto un altro dato, ricavare un altro dato. Ecco, l'esercizio invece 32 ci chiedeva di risolvere un quesito tra tre ragazzi che si dividono 80 euro. Matteo prende 10 euro in più di Pietro e Lucia il doppio di Matteo. Voglio sapere quanti soldi prendono ciascuno. Allora io ho deciso di mettere come X, vedete qua nel riquadro, Pietro, perché so che poi Matteo ha preso 10 euro in più di Pietro, quindi X più 10, e Lucia ha preso il doppio di Matteo, quindi diciamo che tutto è correlato alla prima x di Pietro, da cui poi ricavo Matteo e grazie poi alla relazione che trovo di Matteo riesco poi a scrivere la relazione, l'equazione di Lucia. Il doppio di Matteo posso scriverla come 2 per x più 10. Questa decido già di svolgerla, quindi moltiplico il 2 per la x e poi il 2 per il 10. A questo punto so che x più 10 più 2x più 20 fa 80. Ed ecco qua, infatti, ho scritto l'equazione che abbiamo riportato sopra, uguale tutto 80. Usiamo poi i principi di equazione per semplificare i calcoli, per trovare per quanto vale la radice dell'equazione. X più x più 2x sono i monomi simili, li sommo e ottengo 4x. Il 10 più il 20 scrivo già 30 e invece l'80 lo lascio così com'è a destra dell'uguale. A questo punto tolgo da entrambi i membri 30, quindi ottengo 4x più 30 meno 30 fa 0, quindi non scrivo nulla, e 80 meno 30 che fa 50. Divido entrambi i membri per 4 e ottengo che x uguale a 12,5. Per trovare gli altri valori torno qua, quindi so che x e Pietro sono 12,50. Per trovare Matteo dovrò fare 12,50 più 10 che fa 22,50 e per trovare Lucia dovrò fare il doppio. Beh,
posso fare anche già direttamente il doppio di Matteo, ma assolutamente, quindi viene 45, oppure sostituisco 4, quindi faccio 2 per 12,50 più 20. In entrambi i casi mi verrà come risultato 45. Posso fare anche una prova e quindi vi consiglio di farla sempre scrivendo 12,50 più 12, 22,50 più 45 e verificare che faccia 80. Questa è la prova definitiva che il vostro calcolo, le vostre equazioni siano corrette. Un altro esercizio che avevate da fare, da svolgere, era il numero 6, in cui vi diceva che avevate un triangolo ABC. Il lato AB era il triplo del lato BC, il lato AC è di 5 metri più corto del lato AB. Allora, quello che io vi consiglio di fare è prendere come X il lato BC, perché noi sappiamo che AB è il triplo di BC. Quindi se BC è X, AB sarà 3 volte BC e quindi 3X. E infatti io vi ho impostato qua esattamente questo valore, quindi BC uguale a X, AB uguale a 3X e poi AC sappiamo che è 5 metri più corto, se non sbaglio, 5 metri più corto, esatto, del lato AB. E quindi io ho preso poi il valore di AB che è 3X meno 5. A questo punto dobbiamo scrivere l'equazione coinvolgendo tutti e tre i lati e ponendo le loro somme uguali a 75 perché è il loro perimetro. Io l'ho fatto qua sotto, ecco qua, abbiamo quindi x più 3x meno 5 uguale a 65. Qua non sono necessarie le parentesi perché tanto sono tutte somme. Sommo quindi x più 3x perché sono i tre monomi simili e 3 più 3 più 1 fa 7, meno 5 uguale a 65. Aggiungo entrambi i membri più 5, ottengo 7x uguale a 70. Divido poi entrambi i membri per 7 e ottengo x uguale a 10. Quindi, tornando su, abbiamo che x è uguale a 10, AB è 3 volte x, quindi 30. 3 per 10 e qui potete fare 30 meno 5 che fa 25. Anche qua una prova del perimetro potete fare 10 più 30 più 25 che fa effettivamente 65 e quindi avete verificato che il vostro problema sia corretto. Poi avevate da svolgere anche il numero 7, l'ultimo, e lo facciamo subito. Sapete che il quadrato e il rettangolo della figura hanno lo stesso perimetro, determina la lunghezza dei lati per entrambe le figure. Allora, mi apro un altro il quadro e dobbiamo impostarci. Ce l'abbiamo fatta. Dobbiamo impostarci appunto che i due perimetri sono uguali. E devo trovare il lato, i lati, quindi se io trovo x, trovo poi di conseguenza anche la misura dei lati. Quindi, dato che mi dice che il quadrato e il rettangolo hanno lo stesso perimetro, io posso impostare perimetro del quadrato è uguale al perimetro del rettangolo. Il perimetro del quadrato che ha lato 2x, posso fare 2x per 4. 2x, facciamo così, 2x che moltiplica 4, pure 2x più 2x più 2x più 2x. E poi il perimetro del rettangolo invece posso fare x più, come detto, la x grande, per distinguerla dal per, x più 4 più x e tutto questo lo faccio per 2. Ci siete? Quindi abbiamo fatto per 2 perché ribalto praticamente questo semiperimetro anche dall'altra parte. Ovviamente posso farlo anche in altri modi, posso fare anche x più 4 più x più 4 più x più x. Scegliete voi il modo. A questo punto calcolo 2x per 4, fa 4 per 2, 8x uguale a, qui posso già fare la somma all'interno della parentesi, quindi 2x più 4 e
poi tutto moltiplica 2. Ricordatevi qua, quando abbiamo un fattore esterno e una somma all'interno della parentesi, devo moltiplicare il 2 per entrambi i fattori dentro la parentesi. E quindi 2 per 2x fa 4x più 4 per 2 fa 8. A questo punto, cosa faccio? Posso togliere da entrambi i membri della mia equazione 4x. Quindi 4x meno 4x fa 0 e 4, quindi rimarrà solamente l'8. A questo punto scriverò 8x meno 4x uguale a 8 e poi divido entrambi i membri per 4. 8 diviso 4, 2. Quindi cosa ho ottenuto? Ho ottenuto che il x vale 2, però attenzione, x non mi dice niente nel perimetro, nell'area, né nulla. Quindi il lato del quadrato sarà 2x, ovvero 4. Quindi il perimetro del quadrato sarà 16. Ci siete? Quindi abbiamo fatto 4, 8, 12. E poi l'area, perché ce la chiede nel punto B, quindi 4 per 4 fa di nuovo 16. Viceversa, invece, abbiamo la base del rettangolo che fa 2 più 4, 6, l'altezza è invece 2. Quindi a questo punto verifichiamo che il perimetro sia uguale veramente, anche se non ce lo sta chiedendo, però cosa facciamo? Sostituiamo il valore del 2, vabbè, ma non lo scriviamo. Il perimetro abbiamo detto che è x più 4, quindi se vale 2 saremo a 6 più 2 dell'altezza e poi tutto ciò lo devo moltiplicare per 2. Quindi 8 per 2, 16. 6 più 2 è 8, 8 per 2, 16. E poi l'area, sappiamo che l'area è base per l'altezza, ce l'abbiamo scritta qua sopra, e quindi 6 per 2 è 12. E abbiamo quindi finito con la correzione dei nostri esercizi. E allora io finirei qua il video perché poi la prossima volta vi devo spiegare una cosa nuova, per cui ci esercitiamo ancora per qualche giorno su questi esercizi dove applichiamo le equazioni ai problemi. Mi raccomando, qualsiasi dubbio, non esitate a scrivermi una mail. Vedo che poi abbiamo anche da correggere poi degli esercizi di geometria e che però poi vediamo la prossima volta. Ok, che sono in realtà sì per domani. Perfetto, benissimo. Quindi poi vi farò un video sulla correzione di questi esercizi. Buon studio a tutti e allora ci vediamo domani. Arrivederci.